come procederanno i lavori futuri? Sì, il 17 e 18 ottobre avevamo concordato col Presidente del Tribunale di Genova e col Ministero che ultimate tutte le parti impiantistiche, contratto con Enel, eccetera, potevano iniziare il trasloco. Adesso diciamo che il trasloco dei giudici di pace, che sono tre, perché c'è quello di Sestri Levante, quello di Chiavari e di Rapallo, che si concentreranno nei primi piani di questo nuovo Palazzo di Giustizia, termineranno nell'arco di 15-20 giorni. Quindi a fine mese dovrebbe essere in funzione il nuovo Palazzo di Giustizia con questi uffici. Successivamente, siccome la commissione tecnica del Tribunale presso la Corte d'Appello di Genova composta da vari membri aveva dato l'ok allo svincolo di una parte del tribunale stesso, esclusi gli ultimi due piani dove dovrebbero essere sempre destinati al Ministero di Grazia e Giustizia per o Tribunale dei Minori o altre strutture che del Ministero stesso devono essere insediate a Chiavari, sugli altri piani, che sono vari e svariati metri quadrati, dovrebbe venire Conservatoria dei Registri Immobiliari e la Finanza e l'Agenzia delle Entrate, a cui scade il contratto mi pare a fine di quest'anno, primi del 2017. Quindi da questo punto di vista ci sarà una piena operatività di tutti gli spazi disponibili, diciamo, da qua ai prossimi anni? Sì, a parte questi ultimi due piani, che non c'è ancora chiarezza totale da parte del Ministero su come vuole occupare questi due ultimi piani, noi speriamo al più presto possibile, diciamo che l'80% del palazzo sarà occupato e potremo benissimo a livello territoriale, come è stato un nostro impegno il giorno dopo che abbiamo perso, ahimè, il Tribunale a Chiavari, che con una scellerata legge nazionale è stato portato al Corpata a Genova, avevamo detto cerchiamo di non buttare via i soldi dei cittadini, cerchiamo di farne un palazzo per tutto il territorio, potremmo benissimo chiamarlo Palazzo degli Uffici Giudiziari e Finanziari.